Buonasera dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo con il cambiamento maggiore di oggi, ovvero la Toscana è zona bianca per la prima volta da inizio pandemia. Tanti cambiamenti, stop al coprifuoco, il servizio. La Toscana passa in zona bianca, da oggi infatti finisce il coprifuoco, nessun limite orario e di spostamento, per bar e ristoranti si può mangiare dentro e fuori ma con non più di 6 persone al tavolo se non del nucleo familiare, negli eventi sportivi, inoltre resta il limite di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso salvo deroghe, mentre per feste e cerimonie sono possibili purché con certificazione verde, riaprono le sale da ballo e le discoteche ma senza ballare, solo per ascoltare la musica e mangiare. E le sale di scommesse e sale giochi possono riaprire le piscine al chiuso e si può riutilizzare le docce sia in piscina che in palestra. Bianca si è affrontata dai toscani col senso di responsabilità che li ha caratterizzati in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche sugli eventi di assembramento, di movide che i giornali rendono evidenti. La Toscana comunque si è comportata sempre con oggettiva ragionevolezza. Io penso che in questo momento la preoccupazione dell'istituzione pubblica è continuare sull'istituzione, sulla campagna vaccinale. Noi stiamo facendo il nostro dovere. Anche ieri, nonostante domenica 25.000 vaccini somministrati, spero che non ce li limitino nella trasmissione da Roma, perché indubbiamente stiamo sempre più coprendo quella popolazione, perché quest'estate deve essere quel qualcosa che non facemmo l'anno scorso, ovvero prepararci per fronteggiare il fenomeno del Covid a settembre. Quindi approfittiamo di ogni giorno per vaccinare e contemporaneamente cerchiamo di arrivare a settembre con quella immunità di gregge che possa farci vedere poi un autunno e un inverno migliore dell'emergenza che abbiamo dovuto affrontare. E facciamo il punto consueto come ogni sera sul coronavirus. Sono 45 i nuovi positivi nella nostra regione contro i 495 a livello italiano. Oggi il dato è importante, che sono 0 i decessi. E appunto di movida e giovani andiamo a Firenze. Ieri sera un po' di caos sui Lungarni, ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Dopo le proteste anticordone di venerdì scorso sul sagrato della Basilica di Santo Spirito a Firenze, gli atti vandalici che hanno visto protagonisti un centinaio di giovani e le relative 43 denunce, inoltrano è tornata almeno per un paio di sere la calma. La mala movida però non si è fermata, bensì si è semplicemente spostata sul Lungarno del Tempio, dove tanti erano gli adolescenti ieri sera, tutti appiccicati, senza mascherina, fino a tarda notte. Tutti con uno o più bicchieri in mano, fortunatamente in plastica, schiamazzi che non hanno dato pace ai residenti. Anche a Sant'Ambrogio i decibel sono volati e in via Pellicceria, Piazza della Repubblica, sciami di ragazzini a ogni ora. Una generazione che dà libero sfogo alla leggerezza, alla sregolatezza e alla libertà forse più di quanto si potesse immaginare. Anche a Pisa un altro weekend di degrado ed eccessi in centro per una movida che ogni sera alza l'asticella, facendosi beffa di divieti e regole. La movida a Livorno sorvegliata speciale, con addirittura l'uso dell'elicottero della polizia del reparto volo di Firenze. E proprio sul tema di movida a Firenze, il sindaco Nardella, visibilmente contrariato dalle polemiche sul cordonato di piazza Santo Spirito, posizionato sul sagrato della chiesa per evitare bivacchi e assembramenti, il primo cittadino lancia due appelli. Rachele Campi. La cordonatura sul sagrato della Basilica di Santo Spirito a Firenze ha generato non poche polemiche. Ultima la scena in piazza di manifestanti che hanno occupato il sagrato al grido di "la piazza è di chi vive". Insomma, la decisione del comune di scongiurare l'occupazione di questo spazio continua. Il sindaco è deciso e resta fermo nella sua posizione. La questione di fondo legata a Santo Spirito, che non tutti hanno sollevato e sottolineato, è che non si possono separare i principi della legalità, della convivenza civile con il senso civico e l'amore per il bello. Allora io mi rivolgo a tutti coloro che hanno fatto polemiche, spesso anche pretestuose e infondate, con due richieste molto chiare. La prima, invece di limitarsi solo alle polemiche sterili sull'estetica di un dispositivo che fin dall'inizio avevamo detto è temporaneo, sperimentale e provvisorio, avanzino delle proposte, perché sono tutti bravi a criticare, ma quando si tratta di avanzare delle soluzioni alternative non si trova mai nessuno. Seconda richiesta, se noi siamo arrivati fino a questa soluzione, che ovviamente
non piace a nessuno, perché la cosa migliore è lasciare la Chiesa così com'è, con il sagrato, è proprio perché più volte abbiamo fatto appelli, abbiamo chiesto maggiore rispetto per i luoghi di bellezza, e invece abbiamo assistito a manifestazioni nelle quali si pretendeva il diritto, cito testualmente, della pisciata libera ovunque si vuole. Per questo la legalità, il senso civico devono andare insieme al rispetto per il bello. E allora dico a tutti coloro che si sono sperticati in polemiche e commenti, si impegnino ancora di più per insegnare ai giovani di oggi la cultura del bello, il rispetto dei luoghi storici e il senso civico. E restiamo a Firenze, perché una delegazione dell'associazione TNI, Tutela Nazionale Imprese, si è recata in consiglio comunale per discutere con i capigruppo della sicurezza per le imprese della ZTL notturna, il servizio. TNI Italia, Tutela Nazionale Imprese, lancia la protesta contro la ZTL notturna a Firenze. Una delegazione si è presentata in consiglio comunale per dire no ad un provvedimento che rischia di portare alla chiusura altre imprese della ristorazione. L'associazione chiede inoltre un intervento del prefetto di Firenze a tutela delle imprese. Allora, i problemi, diciamo, in questo momento sono un paio per quanto riguarda le attività del centro storico. In primis l'estate fiorentina, che ha dato ovviamente spazio a tante attività all'aperto, ben venga, siamo contenti per tutti, ma torniamo ad non essere equi nei confronti di magari di quei locali che non hanno le stesse opportunità, in particolar modo quelli del centro storico, che magari hanno lo spazio all'aperto, ma il problema della ZTL torna a farsi sentire. In parte non, anche se non copre tutta la fascia serale, ma comunque inibisce molto tantissima gente ad andare al ristorante, già sacrificati per il fatto che sicuramente la pandemia non ha aiutato questi locali, ora si aggiunge problema sul problema. Chiediamo che magari lo spazio di questa ZTL sia leggermente più ampio, magari che sia aperta al traffico in qualche ora un pochino più significativa, per aiutare anche i commercianti, non pensiamo solo a noi ma anche gli stessi commercianti, e soprattutto che ci sia una buona campagna marketing che possa far capire ai cittadini, non soltanto fiorentino, ma anche a tutti quelli che vogliono venire a Firenze, che di fatto si può venire anche senza rischiare la multa, con l'attivazione dei garage che esibendo il ticket è esentato da multa, tutta una serie di fattori che molto spesso non conosciamo, io per prima a volte non conosco, quindi anch'io ho bisogno di una buona campagna pubblicitaria in merito. Ed apriamo la pagina dedicata alla politica. Il day after delle primarie del Partito Democratico, si sono svolte anche in Toscana, solo nel comune di Reggello, a vincere il sindaco uscente. Però ci racconta tutto nel servizio Alessio Poggioni. Anche in Toscana ieri si è votato per le primarie del Partito Democratico, ma soltanto a Reggello, paese di circa 16.000 abitanti in provincia di Firenze, porta del Valdarno fiorentino. Con l'elezione in consiglio regionale l'autunno scorso del primo cittadino Cristiano Benucci, ieri si sono sfidati due membri del governo locale, Piero Giunti, attuale sindaco reggente, e Adele Bartolini, assessore alla salute, alla scuola e molto altro. A spuntarla è stato il primo, che ha ottenuto il 74,24% dei voti, circa 2.200 in totale. Giunti ha espresso soddisfazione ringraziando gli elettori. Qualche giorno fa aveva chiesto di sostenerlo per poter restituire a Reggello ciò che in questi anni gli era stato dato. Io credo la mia passione, la mia determinazione, la mia voglia, ecco, di mettermi a servizio di questa comunità è forte, e vorrei veramente portare Reggello, come ho scritto nella mia diciamo, campagna elettorale, Reggello direzione futura, insieme si può, cioè fare in modo che tutti insieme, le frazioni, le comunità, il lavoro, la scuola, i giovani, insieme possiamo veramente rimetterci in marcia e costruire una nuova Reggello. E parliamo di integrazione, perché sono stati assunti 4 rifugiati in una nota azienda di Campi Bisenzio all'interno di un progetto di inserimento socio-lavorativo supportato dal Comune e dalla Filctem CGL. Posso dire grazie in Italia, perché appena il giorno che sono arrivato in Italia loro mi hanno salvato dal mare e ora mi trovo molto bene in Italia. Quando ero in Algeria, in Libia, c'è tante difficoltà, anche quando penso il motivo che sono scappato dal Mali, c'è la tristezza prima di entrare in Italia, ma appena che sono entrato in Italia e ho iniziato a cambiare la mia vita.
Aiutare migranti scappati da guerre e da situazioni difficili inserendoli nel mondo del lavoro. È quanto sta facendo la CAP Plus di Campi Bisenzio, azienda leader nel settore, che ha selezionato e sta continuando a farlo giovani migranti con un contratto di somministrazione di 3 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 3 e possibilità future nell'azienda. CAP Plus, insieme all'amministrazione comunale, la FILCTEM CGL, l'UNHCR e la Fondazione Human Age, aiuta questi giovani ad entrare nel mondo del lavoro in Italia. Una piccola goccia in un mare magnum, ma comunque un esempio per la nazione intera. Per noi è un percorso che comunque è già stato iniziato, per cui noi troviamo dei benefici da questi soggetti che entrano in un'azienda, perché la loro ci consentono di dare un valore aggiunto a quel patrimonio che di saper fare, del poter lavorare, delle regole che adottiamo ogni giorno. La buona integrazione nasce anche da queste pratiche, perché con un progetto significativo come questo si riconosce la dignità della persona e dei diritti fondamentali, ovvero lavoro, casa e istruzione. Adesso ho trovato il permesso di soggiorno, puoi dire grazie a Dio. E adesso sono qui, sto lavorando con CAP Plus, sono molto felice di essere con loro, loro è molto bravo e sono molto felice di essere qui in Italia, posso dire la mia vita ha un po' cambiato. Delle persone, dei rifugiati che scappano da una situazione di grande difficoltà e di drammaticità trovano la possibilità di lavorare nella nostra comunità e possono intraprendere un cammino di emancipazione ed autonomia. E parliamo di bellezze fiorentine, perché Publiacqua recupera il giardino della Carraia. Ci racconta tutto Rachele Campi. Il Comune di Firenze e Publiacqua hanno presentato il progetto di riqualificazione dei giardini della Carraia e la rimessa in funzione della fontana nella grotta Ipogeo, due interventi che si inseriscono in un progetto più ampio denominato La Città Nascosta, volto alla scoperta e valorizzazione degli acquedotti storici e di altre opere che sono collegate alla presenza della risorsa idrica. Abbiamo pensato che questo luogo, che è ancora utilizzato in maniera un po' diversa rispetto alle sue origini, ma è pur sempre una cisterna da 13.000 metri cubi, di rinnovarla sia negli spazi interni che negli spazi esterni. C'era un giardino formale, c'era una grotta ninfeo, c'era una fontana che con una donazione di 450.000 euro che diamo al Comune di Firenze ci auguriamo che possano essere ripristinate. Per noi utilizziamo l'Art Bonus, quindi è un vantaggio fiscale e un doppio vantaggio quindi per chi è cittadino di questa città e dei comuni di Publiacqua. E restiamo a Firenze, perché torna Apriti Cinema con i film proiettati nel piazzale degli Uffizi. Le proiezioni inizieranno il prossimo 28 giugno fino all'8 di agosto, sia in lingua originale con sottotitoli, sia ovviamente in italiano. Il servizio. Il cartellone dell'estate fiorentina propone una nuova edizione di Apriti Cinema, arena cinematografica sotto le stelle. Le proiezioni partiranno dal 28 giugno fino all'8 agosto al Piazzale degli Uffizi. I posti sono limitati, per questo è obbligatorio prenotarsi sul sito www.spazioalfieri.it. Annunciamo la grande ripartenza del cinema nel Piazzale degli Uffizi. È un calendario molto molto fitto, dal 28 giugno all'8 di agosto, quindi siamo a oltre un mese di cinema, non ci avremmo giurato. Il cinema in lingua è un altro grande tema del nostro cartellone, ci permette di attrarre anche un pubblico che internazionale o che vive a Firenze o che si trova, come speriamo, a frequentare nuovamente la nostra città. È anche un incentivo ad un turismo attento, consapevole e che arriva da altri paesi d'Europa. Apriti Cinema nel cortile degli Uffizi sottolinea l'unità delle arti ed è anche un grande segno di ripartenza. È il primo grande festival per i cittadini dopo la pandemia. Naturalmente anche i forestieri che capitano di essere in città sono invitati a partecipare, così come l'hanno fatto negli anni scorsi, tranne l'ultimo quando abbiamo dovuto saltare, ma soprattutto è diventato in pochi anni un appuntamento per i cittadini, che gratuitamente, e quest'anno già alle 9:30, non solo alle 10, quindi iniziamo 30 minuti prima, gratuitamente possono vedere dei capolavori cinematografici.
E siamo nel bel mezzo del Toto allenatore sulla panchina della Fiorentina e quindi stasera alle 21.15, come ogni lunedì, torna a trentesimo minuto con Simone Pagnini e tutti i suoi ospiti. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Restate su Toscana TV.